una delle manifestazioni sportive più importanti della nostra regione, gli internazionali di tennis, seconda edizione a Francavilla al Mare, una manifestazione, un appuntamento da non perdere con grandi nomi e grandi firme. Sì, assolutamente, andiamo a bissare quello che è stata la prima edizione. Noi non ci aspettavamo di avere un grande riscontro così di pubblico, è stato uno dei challenge, vi dico che ce ne sono 130 in tutto il mondo, uno dei challenge che ha avuto più affluenza di pubblico. Qui abbiamo trovato una passione incredibile e questo ci spinge a cercare di fare sempre meglio. Stiamo già lavorando per cercare di, perché noi siamo appunto contentissimi, è lo stesso anche l'amministrazione ma anche la regione che ci sta supportando in maniera determinante. Quindi speriamo anzi di prolungare ancora di più il nostro contratto. Noi da questi tornei cerchiamo però sempre di riuscire a trovare un giocatore che poi, come Tsitsipas l'anno passato, adesso si ritrova tra i primi 50 del mondo, quindi sono trampolini di lancio per questi. Poi chiaramente se vengono questi nomi ben venga per il pubblico. Lo scorso anno fu un successo di pubblico, di partecipanti e ovviamente per quanto ci riguarda di promozione del nostro territorio. È il quarto importantissimo evento dall'inizio dell'anno, perché abbiamo avuto la Fed Cup di tennis a Chieti, poi abbiamo avuto il trofeo di calcio delle regioni, le finalissime di sci a Roccaraso, oggi siamo qui a presentare gli internazionali di tennis a Francavilla e poi avremo il trofeo delle regioni del volley, le finali e gli assoluti di atletica. Insomma, tutta una serie di eventi che vogliono davvero promuovere il nostro territorio, avvicinare la passione che ha questa regione, la regione Abruzzo, per il mondo dello sport.